pare che lei sia in buona forma o è in gran forma, ci dica. No, in gran forma ancora no, però ho avuto da appena prima delle ferie questa polmonite che si è trasformata in broncopolmonite, dicono che sia una malattia alla moda perché ho sentito un sacco di gente che ha patito questo disturbo ed è una cosa fastidiosa e lunga, poi credo che chi sia passato lo sappia molto bene, però devo dire che adesso abbiamo ripreso in pieno, tutto bene, quindi speriamo, tocchiamo un ferro, via. Bene, e quindi è tornato la scorsa settimana a presenziare al primo consiglio della federazione e ha fatto una mezza sorpresa all'uditorio perché ormai lo sanno tutti, lei voleva dimettersi. Sì, non mi piace neanche chiamare dimissioni perché devo dire che è stato un pensiero che già un anno fa quando avevamo fatto l'assemblea venaria mi aveva preso in maniera significativa qualche mese prima. Poi avevamo talmente tante cose in ballo come federazione dove devo dire ho ritenuto indispensabile un po' per il nostro settore continuare. Devo dire che ho annunciato che con aprile chiuderò, quindi credo che compirò questi 6 anni abbondanti di guida alla federazione, direi che in linea di massima il mio mandato sarebbe scaduto con l'autunno del 2016, però credo che questo periodo sia sufficiente, dove ho potuto esprimere tutto quello che potevo. Spero di averlo fatto, sicuramente l'ho fatto nell'interesse di tutti, spero di averlo fatto bene, io ne sono abbastanza convinto, poi sempre si può fare di più. Penso che la federazione oggi abbia un valore molto diverso da come l'ho presa 6 anni fa e penso che sia giunto il momento di dare il testimone a qualcuno più giovane, qualcuno che abbia più entusiasmo di quanto ne possa avere io oggi e che possa continuare questo cammino spingendo sempre di più e cercando di andare concretamente a ottenere dei risultati. Qualcosa, ripeto, noi in questi 6 anni l'abbiamo ottenuto. Sono convinto che si sarebbe potuto fare di più. Peraltro sono altrettanto convinto, o meglio, ero convinto che sarebbe stato più facile, invece nel cammino abbiamo trovato tante difficoltà, i primi anni di un tipo, nel secondo periodo sicuramente di altro tipo, ma mettere d'accordo tanta gente che pur con simili obiettivi ma ha mentalità diverse è stato complicato. Credo che sia un po' un aspetto sul quale dovremmo riflettere, tante volte l'abbiamo denunciato e dichiarato perché presi singolarmente tutti la pensiamo alla stessa maniera quando ci sediamo allo stesso tavolo, purtroppo. Lei ha avuto un po' così una sensazione un po' di essersi stufato perché non vedeva l'esercito alle sue spalle? Ma adesso devo dire che sono abbastanza abituato a vivere il mondo associazionistico, forse l'ho vissuto per tanti altri aspetti, non quelli lavorativi, ma sicuramente per certi aspetti assimilabile al nostro. Io non sono rimasto deluso, devo dire che tutto sommato, a parte l'esperienza che ho provato e la grande soddisfazione che ho avuto in questi 6 anni, di lavorare insieme e di aver costruito molto. Poi è chiaro che in tutte le cose non ti aspetti che tutto il tuo mondo ti segua, però magari ti aspetteresti che molti di più di quanti non l'abbiano fatto avrebbero potuto farlo. Senta, ma un'altra delle voci dice: se ne va a Ferrari, la federazione è finita. No. Dopo di lei il diluvio? No, ma scherziamo. Ripeto, io credo
ho avuto diversi collaboratori e amici, perché gente che conoscevo anche poco, colleghi che si sono dimostrati veramente delle persone molto care e molto vicine a me. Credo che molte di queste possano essere all'altezza per andare avanti e farlo bene. Ma forse hanno un po' di timore, ma forse la voglia, secondo me, può anche esserci. Sì. Io sono convinto, ma lo dico con tutto me stesso, io l'ho fatto nell'interesse del piccolo, del medio e del grande. Non ho mai guardato in faccia nessuno da quel punto di vista e mi sono rifiutato di fare gli interessi solo di pochi. Certamente non ho fatto i miei interessi, perché venivano nel momento in cui si otteneva un risultato a livello associativo, ed è quello che molto ancora non capiscono, ed è l'aspetto che più è il cruccio di cui si parlava prima, che ho, perché nel momento in cui un'associazione funziona, secondo me va meglio per tutti, e forse oserei dire che più si è grandi e forse più si ottengono i benefici da quello che l'associazione può ottenere. Lei, questa entità che presiede, è una federazione o è un sindacato? Ma no, invece io la trovo, guardi, che se dovessimo entrare nel merito di tutta una serie di questioni, di argomenti, anche di riunioni che abbiamo fatto, eccetera, siamo tutti molto allineati. C'è qualche azienda che lo è un po' di meno, ma lo è più per partito preso che non per un credo. E forse anche questo cambiamento mio può fare del bene alla nostra federazione. Ma secondo me ci vuole proprio poco perché tutto possa funzionare come federazione. L'ultimo anno si sono verificati dei movimenti nella distribuzione, tutti nel senso di sparire piccoli e ingrandirsi grandi. Poi molti movimenti sono stati più chiacchierati che fatti, però sembra che questa sia la direzione. Allora le domando, ma possono in una federazione come la vostra convivere aziende che hanno fatturati da centinaia di milioni con aziende che hanno dei fatturati da milioni o da decine di milioni? Come potete continuare ad avere le stesse esigenze e poter intraprendere le stesse politiche? Ma noi non siamo un consorzio, per cui credo che questo problema ce l'abbiano più i consorzi, quando magari ci si trova di fronte a un fornitore con un cliente che fa 100 milioni e l'altro che fa 1 milione, adesso esaspero il concetto. Noi no, direi che non perseguiamo più di tanto aspetti commerciali, cerchiamo di creare per l'associato un terreno più positivo che possa essere allargato e nei quali tutti possano trovare un interesse. Un miglioramento di un listino del fornitore o del produttore è un interesse che vale per tutti, piuttosto che attività che riguardano listino servizi o altre cose. No, io credo che nel nostro ambito questo problema non l'abbiamo mai avuto, e anzi devo dire che ho sempre trovato soprattutto i medi e medio piccoli che hanno riconosciuto alla federazione un'attività che non ha protetto i big, ma che è andata nell'interesse di tutti. Senta, una voce che arriva invece dal mondo della produzione è che i produttori parlano con la federazione, perché con tutto il rispetto dovuto, ma che poi quando si trovano a trattare con gli associati non si comportano nella maniera dell'accordo base preso dalla federazione. E quindi dicono, ma parliamo con Ferrari, e poi gli altri ci dicono, ah, quello l'ha detto Ferrari, e questo succede, lo questo, sa. Questo fa parte un po' di quanto si diceva prima. Se non si capisce che bisogna remare tutti verso la stessa direzione, diventa difficile, perché nel momento in cui abbiamo parte della produzione che va direttamente sui nostri clienti e poi ci girano ordini con margini ridicoli, e dove il distributore accetta di una condizione da fame, io credo che c'è poco da dire. Queste sono scelte che fanno solo del male e che continuano a dare la nostra clientela in pasto a loro.
questo fa parte veramente di uno degli argomenti più negativi che sono accaduti negli ultimi 10-15 anni. Lei ha individuato un successore che dia continuità al lavoro che ha fatto in questi anni? Io sì, ma non posso dirlo. Non può dirlo, benissimo. Anche perché poi i nostri soci e amici sanno a chi posso pensare, però non voglio gravarlo ulteriormente. Senta, in questi 6 anni qual è il risultato di cui è più orgoglioso? Beh, tutto sommato di aver riunito un'associazione che si era totalmente sparigliata, ma qui non è la scelta dei consorzi, aveva un valore fatta quando è stata fatta per cercare comunque di trovare una soluzione, non era la soluzione di far dialogare i vari imprenditori. Il fatto di essere tornato, di aver creato di nuovo tutte le associazioni regionali, poi si potrà dire qualcuna funziona, altre non funzionano, eccetera, ma aver comunque tutti messo intorno a un tavolo. Ci siamo trovati spesso e anche con una partecipazione molto buona in questi anni. Io credo che sia solamente attraverso il dialogo e una maggior voglia di dialogare tra di noi che si possono risolvere certi problemi. Ci siamo interfacciati con la produzione in una maniera diversa. Lo dicevo all'inizio, oggi la federazione conta, pesa, ha un valore, non perdiamo questo valore, quindi permettetemi un po' l'orgoglio e il vanto di questi anni di essere ritornato un po' a dare un significato e un valore che c'era 10, 20, 20, 30 anni fa, che aveva la federazione che è stato riconquistato. E la battaglia della quale non riesce a venire a capo qual è stata? O qual è? Beh, una che capisco anche dall'altra parte, perché dopo un po' di anni che l'ho patito soprattutto all'inizio, è trovare un dialogo più aperto e delle soluzioni con Ania. E l'altra di aver trovato alcuni miei colleghi, pochi, pochissimi, ma apparentemente favorevoli a certe scelte, ma al lato pratico, cioè che non hanno avuto il coraggio di dirmi come era meglio fare le cose per essere con me e non apparentemente con me, ma forse, non dico contro, ma non in linea per portare avanti uno stesso messaggio che poteva far bene a tutto il comparto e a loro per primo. Senta, per concludere, un suo importante concorrente qualche giorno fa mi ha detto: nel futuro della distribuzione italiana non c'è posto per i piccoli che sono destinati a sparire, si devono formare delle grandi aggregazioni che vanno su cifre, parliamo di miliardo. Ecco, lei che ne pensa? È questo il futuro della distribuzione in Italia? Beh, sicuramente il medio piccolo patiranno sempre di più. È un po' il problema della globalizzazione. Io penso, questo credo che mi abbia sentito più volte dire, alle aggregazioni, al fatto di riunirsi e di cercare di fare gruppo e di fare anche aggregazioni rimanendo, non vendendo, perché il problema nostro è che sia piccolo, medio, grande, o uno vende ma non accetta di stare insieme a. Secondo me l'unica soluzione è stare insieme a. Quindi che sia piccolo, medio, grande, prendiamo in considerazione il fatto di stare insieme.